Buongiorno, buongiorno a tutti e ben ritrovati. Marco Gobbeltotter, è il primo video del 2023, quindi non posso che augurarvi un buon anno, anche se insomma Capodanno è già bello che è passato. Con questo breve video vi farei vedere un po' la configurazione invernale sia della tenda, un po' sia un pochettino anche della macchina. Attualmente, vabbè, avrei voluto fare un video direttamente dalla neve, ma qui in Calabria attualmente neve non se ne vede, per cui stamattina ho scelto una delle spiagge più particolari, anche più difficili da raggiungere, della provincia di Crotone. Marionio, mi trovo attualmente tra Capocolonna e Marinella, possiamo dire così, e all'interno della riserva marina protetta di Capo Rizzuto. Posto meraviglioso. Attualmente la configurazione, soprattutto della tenda, non è il massimo della, non è, diciamo, al massimo delle prestazioni invernali. Però come sistema base c'è sempre ho inserito una coperta termica collegata all'accumulatore di corrente, che poi prenderà la corrente ovviamente attraverso il sole. Quindi, anche in un posto isolato posso dormire tranquillamente, perché comunque l'importante è avere un po' di sole il giorno per poter riaccumulare l'energia e rispenderla poi durante la notte. Sopra la coperta termica attualmente c'è un lenzuolo, quello di flanella, un po' quello delle nonne. Sopra finalmente vi posso infilare in un sacco a pelo della Ferrino in fibra, un Ferrifiber H4, che è un mezzo stagione che lo utilizzo da tantissimi anni e dà tantissima soddisfazione, soprattutto perché dopo tantissimi anni di utilizzo, lavaggi e quant'altro, il sacco a pelo è rimasto intatto come se l'avessi comprato ieri, quindi a volte conviene spendere qualche euro in più per poi riguadagnarlo nel corso del tempo e degli utilizzi. E nulla, sopra il sacco a pelo della Ferrino c'è un semplicissimo pile, una coperta pile. È una configurazione che va bene, insomma, per queste temperature che magari non scendono sotto lo zero. Io, anche per questioni di prezzo, non ho acquistato la coperta proprio dell'Auto Home, della Columbus, perché adesso non ricordo, costavano sopra intorno alle 300 euro. Ho detto magari con 300 euro magari mi organizzo anche meglio. La differenza tra questa configurazione e quella un pochettino più hard, quella ancora un pochettino più pesante, più riscaldata, semplicemente sostituisco il sacco a pelo. E ne utilizzo uno di cui non so la marca, non so nulla, ma è un sacco a pelo che avrà almeno 30-40 anni. Lo utilizzavano i miei genitori nella loro roulotte d'inverno e lo sono riuscito a trovarlo nel magazzino. E posso dirvi che i materiali che si utilizzavano tanti anni fa, seppur più pesanti anche per quanto riguarda il trasporto, anche più ingombranti. Bisogna riconoscere che hanno una qualità anche per quanto riguarda proprio il riscaldamento più forte rispetto ai materiali che ci sono adesso, o comunque simili. Ciò che inoltre subisco quando mi accorgo di essere troppo caldo all'interno della tenda, ovviamente si forma della condensa. La condensa è normale perché evidentemente la tenda comunque raccoglie e mantiene il calore. Quando fuori le temperature sono davvero basse, è normale, è naturale che ci sia della condensa. Altro fattore importante, indipendentemente dall'attrezzatura che si usa o meno, magari poi ognuno di noi utilizzerà una propria tecnica personale o quant'altro. Io mi sono accorto che quando mi infilo nelle coperte, in tenda, rimango fermo, quindi non evito di, insomma, fare movimenti anche per consumare le calorie. Mi accorgo che stando fermo, non muovendomi, mantengo più calore rispetto a quando mi muovo. È un'altra sana abitudine d'inverno, prima di andare
a dormire in tenda, è quella di assumere qualcosa di caldo, che sia latte e miele, che sia una tisana, comunque qualcosa di caldo prima di andare a dormire aiuta tantissimo a mantenere il corpo abbastanza caldo. E nulla. Ultimo, ed è pericolosissimo usarla, raga, io non la utilizzo quasi mai, questa piccola stufetta a gas. Utilizza la stessa identica bomboletta della cucina, quindi posso utilizzarla sia per la cucina che per questa piccolissima stufa. Questa stufa è a gas, non si deve assolutamente utilizzare in tenda perché il rischio di incendio, di combinare qualche guaio irreparabile è davvero al 100%. Può succedere un incidente in qualsiasi momento. Io a volte l'ho usata un po' di volte, ma dall'entrata, perché la tenda è molto piccola, quindi riscaldarla, che sia con un sistema del genere o anche con un phon 12 volt o qualche piccolo riscaldatore, vi garantisco che ci vuole davvero poco a riscaldarla. E una volta che è riscaldata la tenda, questo tipo di tenda riesce a mantenere il calore all'interno. È proprio per questo anche il senso della condensa, che è un fatto estremamente naturale e fisiologico. Questa stufetta è buona per l'aperto, insomma, quando uno magari si vuole riscaldare un attimo le mani o i piedi dopo un'escursione o dopo quant'altro. Non ci si può cucinare sopra, assolutamente no. L'uso indoor non si può fare, anche se la tentazione è forte, perché comunque il riscaldamento lo dà. Per il resto, penso di aver terminato con questa piccola descrizione. Avevo quasi dimenticato, per quanto riguarda la configurazione interna un po' della macchina, io ho tutto quanto amovibile, quindi non c'è nessun impianto fisso. Per quanto riguarda la cucina, utilizzo questi due fornelli a gas, questo per il caffè o per scaldare qualcosa di veloce, questo invece è proprio per cucinare vero e proprio, per bollire, per friggere, insomma, per cucinare. In questo piccolo zainetto tengo le ricariche del gas e qualche accessorio di ricambio per le lampade a gas alla sera. E invece acqua, utilizzo questo oppure un altro tipo di bidone che ha una bocca un pochino più larga, e la utilizzo con questa doccetta elettrica. Per scaldare l'acqua, vabbè, d'estate è facile mantenere acqua calda con un bidone, invece d'inverno la riscaldo un pochettino, riscaldo un po' l'acqua con una pentola e poi la trasferisco nel bidone. Giù invece c'ho un piccolo frigorifero Dometic Tropicool, che serve sia per raffreddare sia per riscaldare, quindi eventualmente se voglio del cibo caldo lo posso mantenere in temperatura qui, collegato alla batteria della macchina. Questa è una piccola dispensa dove tengo un po' di tutto, sia pentole, pentolame, che cose da mangiare, quindi pasta, caffè, tutto quello che mi serve, che ho bisogno da portarmi in giro. Quindi semplicemente poche cose, ma come dire, utili e sufficienti per ciò che devo fare o mi va di fare. Per cui di nuovo, alla prossima, iscrivetevi al mio canale Marco Globetrotter su YouTube, seguitemi nei miei social. Ciao, alla prossima. Bella raga.